Ex concorrente del GF VIP diventa mamma e lo annuncia sui social Vinz Uyden. Arrivano nuovissime news da una delle concorrenti più amate del Grande Fratello VIP. Ritorniamo a parlare di gossip e televisione, occupandoci di tutto quello che sta succedendo ad una delle ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello VIP, video. Stiamo parlando di Cancelletto Laura Freddi che qualche ora fa ha comunicato a tutti i suoi followers di essere riuscita finalmente a far avverare uno dei suoi sogni più grandi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Il sogno di Laura Freddi. Tutti i telespettatori del Cancelletto Grande Fratello VIP sicuramente ricorderanno Laura Freddi e la sua partecipazione alla prima edizione dello show. La nota showgirl italiana infatti, durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, si era distinta da tutti gli altri concorrenti per la sua dolcezza e per la sua tranquillità. Tutti i telespettatori dello show però ricorderanno anche benissimo tutte le fragilità e tutte le paure messe in mostra dalla showgirl nel corso del reality. Laura infatti in più di un'occasione aveva esternato in casa la sua voglia di maternità e la sua paura di non riuscire ad esaudire il suo sogno a causa di alcuni problemi personali. Oggi però, a distanza di diversi mesi dai fatti sopracitati, possiamo affermare con certezza che il desiderio di Laura di diventare mamma è diventato finalmente realtà. Qualche ora fa, a distanza di diversi mesi dalla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello VIP, Laura Freddi ha annunciato a tutto il pubblico di essere finalmente riuscita a diventare mamma. L'ex showgirl infatti ha comunicato a tutti i suoi fans tramite una foto postata sui social, di aver dato il benvenuto nella sua vita alla piccola Ginevra. Nell'immagine in questione infatti è ritratto un grande fiocco rosa col nome della piccola scritto sopra. Ovviamente la notizia ha reso molto felici tutti i suoi fans che da tempo speravano con lei che questo giorno potesse finalmente arrivare. C'è da aggiungere, inoltre, che prima di questo lieto evento, Laura era balzata alle cronache per qualcosa di un po' più spiacevole. La donna infatti era stata aspramente criticata per aver rilasciato un'intervista denigratoria nei confronti di Daniele Bossari, video, poi rivelatasi tutta un malinteso. Per il momento è tutto con le nuove sorprendenti news dal favoloso mondo del gossip, della televisione e degli ex concorrenti del Grande Fratello VIP, per ulteriori aggiornamenti vi diamo appuntamento a più tardi sempre qui su Blastino News. Call.